Antonio Ceravello, 50 anni, genero del defunto boss mafioso Totorina, è stato arrestato all'alba dalla polizia maltese che ha eseguito un mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale di Brindisi il 24 gennaio del 2022. L'uomo si era rifugiato a Malta nel tentativo di sfuggire una pena detentiva definitiva. Dopo settimane di indagini, la polizia ha circondato la residenza di Ceravello nella località di Mosta, al centro dell'isola, prima di effettuare l'arresto. A Napoli un 55enne Pasquale Pinto ha ucciso la moglie Eva Kaminska a coltellate e dopo aver sparato colpi in aria dal balcone e essersi barricato in casa si è suicidato. È successo in un condominio di Via Testa, quartiere San Giovanni a Teduccio. La donna, colpita alla gola, è stata trovata senza vita dalle forze dell'ordine che hanno fatto irruzione nell'appartamento. Accanto a lei c'era il cadavere del marito, che potrebbe essersi ucciso ingerendo qualche sostanza. Pinto stava attraversando un periodo difficile dopo aver perso il lavoro. In attesa del corteo previsto a Roma San Giovanni per domattina, secondo le regole stabilite con la questura, gli agricoltori attendono anche di poter salire sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo in occasione del festival. Non piace l'ipotesi paventata dalla RAI, ovvero solo un comunicato letto dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Si stanno organizzando i trattori presenti ai presidi in Lombardia, Piemonte e Liguria per raggiungere Sanremo entro venerdì o sabato mattina, si legge in una nota di Riscatto Agricolo. Intanto il governo sta valutando l'esenzione dell'IRPEF per gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie. 13 migranti sudanesi sono morti a causa di un naufragio in acque tunisine di una barca in ferro su cui si trovavano una quarantina di persone, due quelle tratte in salvo, 27 i dispersi. L'imbarcazione di fortuna era partita dalla costa di Jebiniana vicino a Sfax, centro-est. Intanto sono state intercettate dalla guardia costiera tunisina e portate in Tunisia le 105 persone a bordo di una barca in pericolo e di cui non si avevano più notizie da oltre 24 ore. L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 14 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite in bombardamenti effettuati da aerei israeliani su Rafah e su Deir al-Balah nel sud e nel centro della striscia di Gaza. Putin fa sapere che il ministero degli esteri russo sta lavorando con l'ala politica di Hamas per aiutare gli ostaggi e una delegazione del movimento islamista è al Cairo per completare i colloqui relativi al cessate il fuoco. Intanto l'ex segretaria di Stato americana Hillary Clinton critica la gestione della guerra tra Israele e Hamas da parte del primo ministro Netanyahu e ne chiede la cacciata. È stata firmata l'ipotesi dell'accordo collettivo nazionale di medicina generale e continuità assistenziale 2019-2021. Lo rende noto il segretario generale della UIL FPL Domenico Proietti, sottolineando che interessa circa 40.000 medici di famiglia e oltre 10.000 ex guardia medica. Un contratto scaduto da 6 anni. Arriva dunque dopo 2 anni di lavoro ed è un risultato importante, commenta, prevede aumenti contrattuali del 3,78% con i relativi arretrati e maggiori tutele sulla disciplina della maternità. Per Fiorello il ballo del quaquà di John Travolta è stata una delle gag più terrificanti della storia della TV. L'attore americano non ha firmato la liberatoria che consente la diffusione del video, ma intanto anche sui social oggi monta la polemica. Il conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus si difende prima della quarta serata. Spiega che Travolta sapeva tutto e non è stata un'improvvisata. Nega qualunque accordo commerciale e ipotesi di pubblicità occulta sulle scarpe che l'attore ha indossato in scena e più volte inquadrate con tanto di marchio ben visibile. Tra il 2012 e il 2023 in Italia è sparito oltre un negozio su 5. Sono 111.000 i punti vendita al dettaglio scomparsi che non sono stati sostituiti, 24.000 le attività di commercio ambulante perdute. Sono invece aumentate le attività d'alloggio e ristorazione, più 9.800. Dai dati principali dell'analisi realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio con il centro studi Guglielmo Tagliacarne emerge una sempre più preoccupante desertificazione commerciale delle nostre città e la riduzione di attività commerciali è più accentuata nei centri storici che nelle periferie. L'analisi di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, che chiede di puntare sulla riqualificazione urbana. Preoccupa la diminuzione dei negozi perché rende le città meno attrattive e danneggia l'economia dei territori. È dunque prioritario puntare sulla riqualificazione urbana, come stiamo facendo con il progetto Cities, per rilanciare la rete dei servizi e delle attività commerciali.
Bentrovati da Nico Schiodetto. Previsioni per la giornata di venerdì, quando l'alta pressione cederà per l'arrivo di questa intensa perturbazione, una saccatura atlantica dall'oceano verso l'Europa centro-occidentale. Raggiungerà entro sabato anche tutta Italia con piogge, rovesci e venti forti, da prima di Libeccio e Scirocco, poi da domenica subentrerà il più fresco maestrale. Nel dettaglio quindi ecco la mappa in sintesi dell'Italia con le precipitazioni su tutto il nord e la Toscana, precipitazioni anche intense su Lombardia, Alto Piemonte, Liguria, sulla Liguria, sulle aree interne supereremo i 100 mm di pioggia. Nel dettaglio, un venerdì quindi guastato dal maltempo al nord e sulla Toscana, le nevicate sulle Alpi mediamente attorno ai 1200-1500 metri di quota, attesa per le restanti zone del centro-sud, venti di Libeccio e Scirocco, addirittura sulla Sicilia toccheremo picchi di 24 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.